Non riesco più a tenere gli occhi aperti. È come se i miei occhi si fossero stancati di questa realtà. E allora preferisco chiuderli e sognare. Mi raccomando, non dire niente a tuo padre di quello che hai visto, eh. Tranquilla, mamma. Non dico niente a papà. Tu non mi hai mai tradito, vero? Perché vuoi farmi un ritratto? Chi è Marco? Te lo sei scopato? No, ma che dici? Ma sei impazzito? Lasciami! Ma che c'hai agli occhi? Sono rossi, vero? Scusa, Matt. Ma non stai bene, Beatrice. Beh, che vogliamo fare? Hai rischiato la vita, ti stai distruggendo. Non hai niente, ti imbottisci di farmaci. Non mangi più, vai avanti sulla medicina. Guarda che così ti ammazzi. Tu saresti contento? Ormai vieni qui tutti i giorni. Non è che ti stai innamorando di me, no? Ma perché non mi capisci? No, io ti capisco benissimo, figurati. Non so se ti capiranno a scuola con tutte queste assenze. Chissà, magari ti bocciano. Io ho dolori dappertutto, sempre. E la notte non riesco più a dormire. Dottore, sto impazzendo. Sì, salve. Ho bisogno di un medico, per favore. Oh, ma sei capito bene che c'è? Noi non siamo malate. Noi siamo solo delle pazze. La bella Beatrice della quale ti eri innamorato non esiste più. A volte non so come comportarmi. Questa malattia è terribile perché è invisibile. Come un cecchino. Tu non lo vedi, ma lui sì. A cosa serve un sasso? A niente. C'era una volta, in un inverno freddissimo, un uccellino che volava su un campo innevato. Avendo le zampette piene di neve, cercava un posto su cui appoggiarsi, ma tutto era ricoperto di neve. Scendendo più in basso, però, si accorse che c'era una pietra che ne era priva. Allora l'uccellino si avvicinò al sasso e chiese: «Sono infreddolito e ho le zampette piene di neve. Posso appoggiarmi su di te per qualche istante?» E il sasso rispose: «Ma certo». L'uccellino si posò, si asciugò le zampette e prima di rimettersi in volo disse al sasso: «Grazie, eri l'unico su cui potevo appoggiarmi. Ti sarò per sempre debitore». E il sasso rispose: «Grazie a te. Ora non mi chiederò più che ci sto a fare».